È una carezza che Napoli ancora una volta mi fa e fa tutti noi, a mia figlia, a mia moglie, i parenti che sono venuti dalla Calabria. Alla voce spezzata dal dolore, Gianfranco Iaconis, il padre di Chiara, durante l'inaugurazione del murales dedicato alla figlia. Via Santa Teresella degli Spagnoli, a Napoli, a pochi metri da dove quel maledetto 15 settembre una statuetta precipitava da un balcone uccidendo la turista padovana, oggi splende, sorridente e circondato da cuori, il volto di Chiara. Si tratta di un'iniziativa dei residenti dei quartieri spagnoli che hanno voluto così, ancora una volta, testimoniare affetto e vicinanza alla famiglia della ragazza. Prima che l'opera venisse svelata, il vicoletto, nonostante la pioggia battente, è teatro di un andirivieni di persone. C'è chi depone un fiore, chi un biglietto. Poi arrivano papà Gianfranco, mamma Cristina e la sorella Roberto e sotto il loro sguardo commosso e gli applausi della gente, il telo va giù. Io e la mamma l'abbiamo messa alla vita e Napoli poi l'ha adottata. Questa è fine pena mai, come gli ergastoli, il vuoto che ha creato questo tragico evento, nessuno, niente può colmarlo. Non siamo convinti noi della famiglia, Cristina, la mamma, siamo convinti che è stata una chiamata, che sia stata scelta e sia stata chiamata. E per renderci, addolcirci la pillola, per rendere la pillola meno amara, questa chiamata è avvenuta a Napoli.